God Save the Wine, stasera siamo a Bologna, abbiamo portato la Sicilia a Bologna, una grandissima Sicilia, il Cantino Sette Soli è una realtà grande, bella, ho avuto la fortuna di visitarla e oggi siamo qui con il Seligo, grazie, lo so, Irene, Seligo, Irene, raccontaci qualcosa, a partire dal nome, da cosa nasce, cosa c'è. Allora, Seligo Bianco, Seligo, vabbè, la linea Sette Soli è una delle linee presenti, è importante, è la Cantina Sette Soli. Cantina Sette Soli è la più grande azienda vitivinicola siciliana ed anche il vigneto più grande d'Europa. Conta 6.000 ettari di vigna e 2.000 viticoltori. Quindi da qui, dall'amore per la propria terra e da una grande selezione di uve, nasce finalmente una nuova linea di vini, che è Seligo, che è la linea top di gamma di Sette Soli. Quindi abbiamo la presenza di Seligo Bianco, che è un uvaggio di vino bianco, il tipico siciliano con grillo e un 50% di uvaggio rosso. Chardonnay, che si può dire quasi tipico siciliano anche lo Chardonnay, perché ormai è un'uva acclimatata e che a chi piace, diciamo, le note agrumate, ricche, tropicali dello Chardonnay, in Sicilia trova sicuramente pane per i suoi denti o profumi per il suo naso. Assolutamente sì, oltretutto diciamo che Cantina Sette Soli ha la fortuna, grazie ai 6.000 ettari di vigna, di allevare almeno 27 varietà di uve diverse, quindi è l'unica in Sicilia che riesce a sperimentare e a fare una grande grossa sperimentazione, che può essere anche da anche per altri che poi decidono cosa piantare. Qui sinceramente c'è effettivamente l'agrumato, il tropicale dello Chardonnay, ma c'è anche il corpo, la struttura del grillo che si sentono dietro. Queste poi note un po' di mare, che comunque non sono vignesi lontani dal mare, Menfi, insomma la cantina principale. Effettivamente un vino così non può che essere siciliano. Questo penso sia il complimento migliore che si possa fare. Grazie, ma noi abbiamo abbiamo un rosso e io non ho dimenticato di dire che Seligo è una parola latina che significa seligere, ovvero selezionare. Appunto, quando parliamo di selezione di uve fatte direttamente in vigna, grazie al lavoro duro e importante della nostra agronoma, riusciamo a far uscire anche un vino che abbiamo avuto il piacere oltretutto di prendere un premio appena dalla regione, abbiamo saputo, che è il premio in Germania è un premio importantissimo, soprattutto anche per la cantina, non solo perché è naturalmente alla presenza di tutto il mondo, soprattutto quando le persone quindi diciamo un vino che diventa un ambasciatore della Sicilia, e soprattutto di grande soddisfazione, perché essendo mio da GDO, che ha un costo veramente minimo di 6 euro, che è un costo bassissimo, però ne parliamo con molti complimenti, ma in realtà è un vino che si possa permettere quasi per tutti i giorni, insomma non siamo sempre a parlare di questo. È Nerodavola e Sira, anche qua unione di due vini, uno autoctono, il nostro Nerodavola che è ormai nazionale, ed è insomma tutti i vini rossi, e poi il Sira, che comunque rispetto a Nerodavola e Sira, che qualche nostro spettatore si ricorderà, vini pesanti, qui siamo molto più fresco, molto più leggero, ma questo è un grande passo avanti. Anche l'unione delle due uve regala questa freschezza, quindi si nota la complessità del Nerodavola, che è l'unione dei frutti rossi del Nerodavola, e anche la Sicilia. Ma se vuoi, ma che Dio ce l'ho sempre, il vino, poi soprattutto un buon bicchiere di vino fa sempre bene.